Dopo il primo incontro ufficiale, in attuazione del protocollo per la partecipazione del PNRR con i vertici della regione, nel corso del quale sono stati illustrati strumenti e metodi per la costruzione del fondamentale programma di potenziamento dell'assistenza territoriale, CGL CISL e UIL Puglia hanno incontrato i vertici della sanità regionale per l'appuntamento Un progetto di salute per la Puglia, un confronto tra le parti al fine di investire al meglio i fondi previsti dal piano. Dobbiamo affrontare il problema del personale medico, infermieristico e tecnico all'interno del Paese, ma soprattutto anche in Puglia, perché il PNR deve essere l'occasione per riallineare la Puglia e tutto il Mezzogiorno d'Italia alla qualità del resto del Paese. Si deve aprire un confronto leale e responsabile, perché la Puglia, come sappiamo, ha tante necessità, tante urgenze, quindi rispetto all'incontro di oggi, ma rispetto a quello che sarà anche questo metodo di lavoro che abbiamo avviato, ci auguriamo che poi alla fine si possa ottenere un percorso condiviso. Prima di tutto bisogna garantire il diritto alla salute ai cittadini pugliesi, a partire dalla sanità territoriale, a partire dalla riduzione delle liste d'attesa, a partire da quella... dall'eliminazione di quei viaggi della speranza che si chiamano mobilità passiva. È un investimento massiccio, cioè di 650 milioni di euro sull'intero sistema. La linea è quella del potenziamento degli ospedali attraverso la medicina di precisione, attraverso la medicina preventiva, la medicina personalizzata, un rafforzamento del sistema emergenza-urgenza, una grande rinnovazione di tutto quello che riguarda le grandi macchine, risonanza magnetica, TAC, PET, ecografi, angiografi, mammografi, c'è un grandissimo investimento. E poi c'è il nuovo modello organizzativo funzionale, cioè che riguarda l'assistenza territoriale con gli ospedali di comunità.